Humantecar è un marchio commerciale della società Unibel che ha sviluppato con questo marchio una metodologia nell'ambito della fisioterapia e della riabilitazione che offre come vantaggio ai medici e ai riabilitatori l'accorciamento dei tempi di soluzione di una patologia e l'intervento in maniera efficace su dei tessuti quando devo prevenire l'insorgenza di un problema. Da questo punto di vista la metodologia si compone di tre elementi che sono tecniche manuali, tecnologie all'avanguardia e prodotti funzionali che integrati fra di loro nello stesso atto terapeutico vanno a stimolare alcuni meccanismi fisiologici per mettere in condizione il corpo e il tessuto, in questo caso dell'animale, di reagire e poter porre dei correttivi di fronte a una patologia. Una delle tecnologie particolari che fanno parte di questo metodo si chiama HCR, è uno stimolatore elettromagnetico della microcircolazione e permette, dopo la diagnosi del medico veterinario, di poter intervenire su alcuni distretti localizzati o addirittura su parti più ampie dell'animale per portare la circolazione in equilibrio e quindi agire su tutte quelle problematiche caratteristiche del dolore, dell'infiammazione, della contrattura, della rigidità, sia a livello muscolare che a livello osteoarticolare. Il grosso vantaggio, come dicevo, è poter intervenire con una tecnologia che riequilibra la circolazione e quindi accelera notevolmente le capacità dell'organismo di recuperare quando c'è un problema. La stessa reazione però è molto utile anche in ambito preventivo, perché poter ossigenare un tessuto, poter rendere elastico perché vascolarizzo un tendine o un'articolazione, permette al veterinario e a chi utilizza gli strumenti Humantecar di poter agire sulla flessibilità, sul movimento, sull'elasticità e quindi fare dei veri e propri trattamenti preventivi personalizzati in base al gesto che il cavallo dovrà fare, in base al tipo di allenamento e in base al tipo di sovraccarico che sarà determinato dall'allenatore e dal medico che seguono l'animale. Humantecar ha trovato le sue prime applicazioni nell'ambito della medicina umana e soprattutto nello sport di alto livello. Già dal 1995 veniva utilizzato nell'ambito della preparazione alle Olimpiadi e poi durante anche le Olimpiadi di Atlanta e il passo alla veterinaria è stato facile perché, come per lo sportivo di alto livello, c'è necessità di recuperare velocemente se c'è una patologia o di mantenersi nella massima condizione ideale per potersi allenare, anche l'atleta a cavallo ha queste necessità. E quindi la veterinaria ha preso tutto quanto di buono è stato fatto nella medicina umana, ma col grosso vantaggio di poter andare oltre e fare qualcosa di ancora più avanzato e di sperimentale e di in ambito della ricerca. Il nostro obiettivo come Humantecar però è quello di portare il metodo che viene utilizzato dai grandi atleti, in questo caso dai grandi cavalli e cavalieri, alla vita di tutti i giorni. Quindi mettere a disposizione un know-how di alto livello, ma per trattare gli animali che quotidianamente devono lavorare o competere anche non a livelli altissimi.